Ai turisti che dal litorale sono venuti qui in visita a Sant'Arcangelo di Romagna, ma soprattutto io direi un grazie a questa città, alle sue vie, alle sue piazze, alla sua splendida scenografia, una scenografia che sembra fatta apposta per accogliere questi eventi significativi con cui abbiamo cercato di riempire, diciamo, l'estate sant'arcangiolese. Prima ho fatto una visita al museo di Tonino Guerra e leggevo alcuni suoi pensieri proprio dedicati al vivere lento, e io credo che questo sia un valore assolutamente da riscoprire. Ed eventi come questo, che sono dedicati proprio alla riscoperta di particolari eccellenze enogastronomiche da gustare con calma, con passione, sono veramente molto significativi. Io credo che questa sia una città che meriti veramente di essere conosciuta, una città che già da sola, per la sua sola bellezza, si fa conoscere nel mondo, ma è anche importante ogni tanto aprire i riflettori su questa città con degli eventi significativi, farla conoscere ad un pubblico sempre più vasto, perché è una città, come dicevo, che merita assolutamente il più ampio riconoscimento da parte del pubblico. Io ringrazio tutti per la partecipazione, credo che il colpo d'occhio parli da solo. Coloro che hanno organizzato questa festa stimavano veramente, anche rispetto all'anno scorso, un sensibile incremento di visitatori. Quindi siamo davvero contenti, grazie a tutti, lascio la parola al presidente della Prologo di Sant'Arcangelo di Roma.